Ciao a tutti e bentornati nella microfficina di M-Project. Questa quarantena ci sta mettendo a dura prova. Per chi come me è abituato a fare attività fisica, sta diventando veramente un problema. Nei video precedenti abbiamo visto come costruire una panca, abbiamo visto come costruire una corda per saltare. Oggi volevo fare qualcosa di simile, volevo provare a creare delle fasce TRX utilizzando quello che trovo all'interno della mia microfficina. Per esempio, ho trovato un tubetto PVC, delle fasce per legare i bagagli, delle rondelle e poco altro ancora. Vediamo cosa riusciremo a combinare con questi pochi elementi. Se volete vedere come va a finire, seguitemi fino alla fine. E adesso, sigla! Prendiamo il tubetto in PVC, il mio è da diametro 25 mm, e tagliamolo ad una lunghezza tale da far rimanere una decina di millimetri ai lati della mano. Nel mio caso la misura corretta è 13 cm. Deviamo al meglio possibile i bordi tagliati, sia esternamente che internamente, in modo da rimuovere tutte le eventuali sbavature derivanti dal taglio fatto con la sega. Vediamo ora con un pratico schema come assemblare le parti. Disegniamo una fascia chiusa ad anello. Questa è la chiusura cricchetto. Quindi disegniamo la rondella. Ecco, vediamo che se facciamo passare la fascia attraverso la rondella, in questo modo, creiamo un anello più piccolo. E se qui sotto ci mettiamo il tubetto in PVC, ecco creata la maniglia per il nostro TRX. Adesso recuperiamo quindi due rondelle un po' grosse e due fermacavi di quelli che si usano per serrare i cavi di acciaio. Le rondelle solitamente sono tranciate, quindi da un lato ci sarà uno spigolo vivo che cercheremo di levigare al meglio possibile con un po' di carta abrasiva. Adesso slacciamo completamente la fascia e facciamo passare la cima all'interno della rondella, poi nel tubetto e poi di nuovo nella rondella. Bene così. Inseriamo la fascia nel cricchetto nella maniera corretta e regoliamo la lunghezza. Ora stendiamo le fasce, io mi sono aiutato con la maniglia della porta. Facciamo scorrere le chiusure fino a circa metà. Attenzione, questo è importante perché ci servirà poi per la regolazione in caso volessimo allungare o accorciare i TRX. Le chiusure devono rimanere nella parte anteriore, ovvero dove le due fasce sono ancora divise. Adesso facciamo sormontare le fasce tutte una sull'altra e fissiamole con il fermacavo. Uno qua. E uno più su, quasi in cima.
Ecco il progetto finito. E per tutti quelli che, figurati se io rovino le fasce per fare i TRX che posso andare a comprarli, intanto adesso non si può andare a comprare proprio niente. E secondariamente tutto questo è smontabile, quindi alla fine della quarantena si può rimuovere tutto e ritorniamo ad avere le nostre fasce per stringere i bagagli. Ah già, mi stavo dimenticando che dobbiamo vedere come funzionano. Per prima cosa dobbiamo trovare un punto dove agganciarle. Io mi sono trovato comodo con la grata di una delle finestre del box. Si controlla che siano ben agganciate, si controlla che non siano arrotolate, si stendono bene le fasce, si impugnano le maniglie e poi vi andate a cercare un tutorial di qualcuno che sa insegnarvi. Io sono un maker, mica un personal trainer. Dai ragazzi, a parte gli scherzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così mettete un bel like. Mi raccomando, ricordatevi di condividere e ci vediamo la prossima volta. Continuate a seguirmi. Ciao e state a casa.